Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ci si riprova, sì, riavvolgiamo il nastro. Bravo, grazie. Riavvolgiamo il nastro. Abbiamo avuto un evento climatico stravolgente nel 1966, conosciuto come alluvione di Firenze, che in realtà ha interessato una vasta parte della Toscana, una vastissima parte della Toscana. Stavo raccontando un'opera idraulica che è stata realizzata dopo 38 anni. Quindi la prima fortuna è che in questi 38 anni non ci sono stati eventi catastrofici tali che hanno ripresentato la situazione drammatica del 1966. Un'opera idraulica che consiste in uno scolmatore che devia la portanza dell'acqua e la versa in tre casse di espansione. Okay. Nonostante tutto questo, il 25 aprile del 2016 abbiamo avuto un evento climatico avverso che ha portato l'acqua a poco più di 30-40 centimetri. Però quella opera ha funzionato. Quindi la seconda considerazione da fare è: che cosa sarebbe successo se questa opera non fosse stata fatta? La terza considerazione che io dico è, e lo ripeto, nessuno nega che il clima sulla Terra cambi, perché il clima sulla Terra, come spiega il professor Prodi, è sempre cambiato. Ci sono i ghiacciai, ci sono i deserti, Annibale che attraversava le Alpi, le attraversava non perché i ghiacci si erano ritirati perché gli antichi romani avevano il sud, le attraversava perché in quel momento i ghiacciai si erano ritirati. Lasciatemi dire, io provo fastidio e disagio nel vedere dei teppisti che confondono una vernice idrosolubile con vernice lavabile, che imbrattano il monumento di Vittorio Emanuele in piazza a Milano. Ci vorranno 200.000 euro per sistemare e pulire le loro bravate, e questi signori vorrebbero insegnare al professor Franco Prodi come si sta al mondo. Mi viene forse, da ridere. Forse sì, guarda. Noi non vogliamo insegnare niente. E forse hanno ragione noi loro, vogliamo, per come si per come ha parlato il professor Prodi. Guardi, bravo, forse bravo, ho cambiato bravo, idea bravo, pure io. Noi non vogliamo insegnare niente. Guarda, l'arroganza assoluta con la quale ha parlato il professor Prodi. L'arroganza totale con la quale ha parlato. Sentiamo un attimo Miriam, una alla volta. Dai ragione a tutti, non avevo dubbi. Guardi, non siamo noi a insegnare qualcosa. C'è poco da ridere, c'è pochissimo da ridere. Miriam. Guardi che non siamo noi a insegnare qualcosa, lo dice il rapporto ONU, no, sì, sono vabbè, gli scienziati sì, che lo dicono, pensate di essere più importanti e di avere la verità, voi siete gli unici detentori della verità, peccato, allora gli scienziati dell'ONU invece sono degli stregoni, perché l'avevano già detto che sarebbe venuta questa alluvione nel 1900. No, bello mio, gli stregoni siete voi che non volete il bene della persona. No, qua la gente muore e voi ancora giocate. So. Qui la gente muore e voi ancora giocate. Ed è una vergogna. E li salvi te, li salvi. Ignorante. Ma studi lei. Lei è un ignorante che non sa neanche leggersi un rapporto ONU. Io insegno a scuola. Sono un insegnante e vado in strada perché ci tengo alle persone. E ti comporti come i tifosi del Feyenoord. Allora, perdonatemi, sono fuori tempo massimo, rimanete lì, Dragoni e Miriam, scusatemi, devo andare in pubblicità, tocca farlo proprio, pubblicità.